Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il vostro Mitter, eccoci qui per un episodio di Assassin's Creed Revelation. Qui tornate con Ezio, pronti con tutta l'avventura di Anna. Vi do qui il benvenuto da Santa Sofia, di davanti a Santa Sofia. La magnifica chiesa, moschea, insomma struttura religiosa, dicono che davvero è fantastica. L'ho visto io solo, purtroppo da dentro non si poteva, perché ci voleva tantissimo tempo per poter entrare e tempo non l'avevo, ma davvero è fantastica. E grazie, mi sembra una missione, se si iscrive potremmo anche vederla da dentro, non ricordo male. Comunque, ripeniamo da qui dopo che il nostro caro Ezio ha fatto amicizia con Soleimano, cioè l'ha rincontrato e ora ha stato un rapporto di amicizia con Soleimano e di alleanza, il principe, il principe ottomano. E in più sto cercando i manufatti, non i manufatti ma le chiavi di Masyaf qui a Costantinopoli, e Sofia Sartor ci sta aiutando. Nel frattempo noi ci stiamo espandendo, beh qui manca solo una scelta qui di scoprire la città, ma proprio non so, è come se fosse qui un fiume quasi. Quindi siamo qui adesso Sofia appunto per trovare uno di queste libri antiche, ci dovrà trovare una delle chiavi di Masia. Fatto questo ragazzi, direi che possiamo iniziare l'avventura di oggi, ma per iniziare ricordate di lasciare like, commentare e condividere, soprattutto del canale, ricordo anche l'attività di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul lavoro, godervi altri contenuti multimediali offerti e partecipare attivo del canale della community, sondaggi, richieste e discussioni. In ultimo ricordo anche la possibilità di abbonarmi a YouTube, a parlare a maggior pane su il vantaggio, a cui il peggio emoji, video che potete anteprima anche se dedicati abbonati e quant'altro. C'è anche la possibilità di abbonarsi dovete il canale Viola, Twitch se volete, e mi sono tornato a fare live sia su Twitch che YouTube. Ne avete due possibilità, se dovete sostenere il mio lavoro, di sostenermi in maniera diversa in base alla vostra, alle vostre scelte. Bene, tutto questo iniziamo il nostro tutto di oggi, quindi bando alle ciance, io sparisco e che piaccio, ma benissimo, let's go. Allora qui c'è anche un frammento di Animus che andiamo a pigliare e poi dobbiamo arrampicarci qua dietro per cercare di scoprire dove si trova uno dei libri antichi che Sofia vuole assolutamente vedere. Bello vedere come anche questo da tanto tempo sta seguendo una persona che lo affascina, e che si è avuto male da storia con Caterina, con mi sembra anche la ladra che c'è lì a Venezia, di cui adesso non ricordo il nome, ma il suo vero amore sembra sempre uno, ossia Cristina Vespucci. E dopo come ho visto la fine del loro rapporto vero terribile, infatti lei, cioè Ezio la lascerà sposare un altro uomo, io non l'avrei mai fatto sinceramente. Proprio l'ho fatto per il suo bene, anche se non voleva, e alla fine però, nonostante lui avesse tutto e sia lontano dalla sua vita pericolosa, alla fine lei morirà ugualmente, ma mostrando sempre il suo amore per Ezio. Questo è davvero una cosa, sta una cosa bellissima, e quindi per Ezio magari con Sofia Sartor per rinascere quella fiamma dell'amore che tanto bisogna aspettare. Questo povero Ezio ragazzi, lo so, è un tipo romantico, lo so, accendere. Comunque, frattempo, parlando, andate qui sopra e dobbiamo cercare, ecco, segni e simboli, parte 1. Niccolò Polo ha nascosto un libro che contiene indizi sulla chiave di Masyaf vicino a Santa Sofia. Usa i simboli del Polo per trovarlo. Ecco, c'è l'occhio e l'ago, come sempre, che ci potrà aiutare. Sai che era qui? E anche il postino, sinceramente, dove mettere un libro. E abbiamo... sì, abbiamo un ultimo paracadute che andiamo... ah, no, cos'è il paracadute? Maledetto gioco. Andiamo lì, prendiamoci il libro ragazzi, vediamo un po' cosa succederà dopo. Se parte la missione principale con Soleimano o la caccia alle chiavi. Ok, missione a Costantinopoli, il brand da Cremona è stato trovato. E mi sa che dobbiamo continuare la nostra missione per trovare... ah, trova Galata... che diceva? Mi sa di andare a cercare... infatti il libro lì a Galata si trova. C'è il prossimo obiettivo. Trova la torre di Galata sbloccata, ok. Quindi vediamo di andare a Galata e... andare a trovare la prima chiave, la seconda chiave si apre, non la prima, seconda per noi, la terza in genere perché una ci hanno i maledetti bizantini del plato. Quindi andiamo. Mi
Ti prego, aiutami. Trova l'uomo che mi ha ridotto così. Dovrei chiamarti un medico. No, non c'è tempo. L'uomo che mi ha fatto questo sta cercando mia moglie e mia figlia. Se le trova, Dio solo sa cosa farà. Se ti sta a cuore la giustizia, amico, ti prego, non lasciare che quel mostro faccia del male alla mia famiglia. Ok, il Vendicatore. Quest'uomo ha sofferto terribilmente per mano di un uomo malvagio e ora la sua famiglia è in grave pericolo. Prevenendo ulteriori violenze, trovando i responsabili di tutto questo. Me ne occuperò io. Prima missione di reclutamento speciale come quello della corsa. Non sono sì male queste cose così, ma non può cambiare un po' la storia, cioè non può. Non può cambiare un po' le modalità. Sì, dato tutti i soldi, stai zitto, non rompere scatole, ciao. C'è il coniglio a uccidere, ma è troppo distante per i miei gusti. È fatta. Come ti senti ora? Le mie ferite guariranno. E il mio cuore è sollevato sapendo che la mia famiglia è salva. Come posso ripagarti? Unisciti a noi quando ti sentirai meglio. Un uomo col tuo senso dell'onore ci farà comodo. Evet, lo farò. Stanne certo. Beh, per come spocchio sangue non mi sa che sia così sicuro, però vabbè dai. Allora andiamo a fare la missione del libro, torricata. Però c'è un'altra missione da fare lì di reclutamento, facciamolo, vi prego, vi prego. Missione di reclute. E che sono in alto e ora entriamo qui, nella pozza segreta. Come è successo nella biblioteca di Sofia. E ok, la torre di Galata. Un indizio lasciato dai Polo ha condotto verso la torre di Galata. Ispeziona, ma fa attenzione. Completo livello 106 minuti. Odio questo con minuti. E fate conto che è possibile come prima covo nascosto sotto la biblioteca di Sofia, tagliare un bel po' di parti, tranne che lascio proprio, cioè l'inizio e la fine e qualche dialogo importante. Comunque 6 minuti, dai, che si può fare. Andiamo. Thank you.
Ok, mentre siamo quasi alla fine, e ce la stiamo facendo forse? Sì, ce l'abbiamo fatta, in 6 minuti non ci credo. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo trovare la porta, però penso che abbiamo il tempo, no? Vediamo un poco. Qui sono un sacco di soldi che fate nei privi. Abbiamo 2 minuti? 1 minuto e 20. Penso un po' di prima, dai, sì, ci dovrebbe bastare. La punta è che questa volta qui dovrebbe essere free time zoom, cioè fuori dalla zona del tempo del contesto, cioè, che insomma non c'è dove sta? Oh, ecco, non si vedeva. Abbiamo fatto 100%. Possiamo questa parte magari ve la mette insieme ad altre parti delle cripte, così fare una guida come ho avuto fare con come ho fatto con Ezio la Simpli 2, che ma anche vuoi fare con Prodotto 2, ecco, devo fare sinceramente. Solo che non sono mai dove mettere questi video, che la promozione è già piena, quindi
Bah, vedremo. Magari potremmo fare inizialmente l'abbonato e poi rilasciare giornalmente con nuovo spazio. E se esce così accanto alla gente, non dico niente. Per lui dire, eh sì, una fognatura, è quello che pulisce la fognatura di tutta, ma... Via. Va bene. Qui si corrompe. E poi andiamo a fare il ricco di Masia. Penso che sia un po' così a fare questo per ora. Guarda, non mi dispiace, so che... Non mi ricordo se dopo questo ci lascia liberi. Fare anche la storia di... Cioè, la storia principale con la caccia ai bizantini, diciamo. Bene, eccoci pronti a dirvi un altro ricordo di Altair. Avevate il fuoco in pugno, vecchio. Dovevate distruggerlo. Distruggere l'unica cosa in grado di fermare le crociate e portare la vera pace? Giammai. Perdonatemi per questo, mentore, ma la mela vi ha corrotto. E attraverso voi avrebbe corrotto anche noi. Dovevate morire perché potessimo vivere. È davvero finita. Quello stregone è morto. Non era uno stregone, solo un uomo capace di comandare le illusioni. Hai preparato la pira? Certo, ma... Altair, gli uomini non accetteranno una cosa simile. Me ne occupo io. Ok, qui siamo proprio alla fine di Assassin's Creed il primo, con l'uccisione di Alan Molim e noi che dobbiamo disfarci del corpo. La veglia del mentore, Altair uccise il suo mentore Alan Molim per aver tradito gli assassini. Assicuro che Alan Molim sia morto e che gli assassini ne comprendono ragione. Non perde più i 3 punti di sincronizzazione. Diciamo che qui lo fa perché semplicemente, visto che ha tante illusioni, si è anche stoppiato perché delle sue copie. Lui vuole assicurarsi che lui sia vero Alan Molim e che sia morto, va. C'è da capirlo, va. Riesci a viaggiare? Ce la faccio, sì. Ho chiesto a Malik di portare a Gerusalemme la notizia della morte di Al-Molim. Tu vuoi recarti ad Acri e fare lo stesso? Ma certo. Tanto qui vede gli altri inizia a dare ordini. Anche se lui però non vedrà mai, però, il capo delle... Vedrà mai il capo degli assassini, anche se ne avrebbe più che diritto. La mia mente era lucida, ma il mio corpo non si muoveva. Sì. La causa di tutto. Non posso crederci. Si possono tranquillamente, non dire niente. Fantastico. Cosa è accaduto qui? Il mentore ci ha ingannati. Era corrotto dai templari. Quali prove hai di ciò? Accompagnami, Abbas, e ti spiegherò. E se troverò le tue risposte inadeguate? Parlerò finché non ti avrò persuaso. Ricordi il manufatto che strappammo a Roberto di Sable sotto il Tempio di Salomone? Quello che tu dovevi recuperare, ma che altri consegnarono? Sì. È uno strumento dei Templari, il frutto dell'Eden. Evoca illusioni e controlla la mente degli uomini. Un'arma micidiale. E tu ritieni che Al-Mualim fosse stregato? Sì. Oggi ha usato la mela per assoggettare Masyaf. L'hai visto con i tuoi occhi? Non lo so che cosa ho visto. Ascolta, la mela è al sicuro nello studio di Al-Mualim. Quando avrò finito qui, ti mostrerò tutto quello che so. Altair! No! Devo assicurarmi che non possa tornare. Ma è contro i nostri usi. Bruciare il corpo di un uomo è proibito. Sacrilegio! Ascoltatemi! Questo corpo potrebbe essere un altro dei fantasmi di Al-Mualim. Devo esserne certo. Menzogne! Per tutta la vita ti sei fatto beffe del nostro credo. Tu pieghi le regole ai tuoi capricci.
sminuendo e umiliando coloro che ti circondano. Prendetelo! Non l'hai sentito? Al-Mualim è stregato! Ah! E qui Abbas mostra la sua natura. È sempre stato molto geloso di Altair, le sue abilità. Non puoi fare a capo ciò che devi fare, idiota. Però qui dobbiamo cercare di parare con colpi. C'è poi una guerra civile interna, guardate, la seconda assassina, che bello. Grazie a quel studio di Abbas. State lontano da me. Che no, vabbè, che amava un altro, perché ovviamente lui vuole scrivere Altair, ovviamente. Ma che cattivo è, bravo, e non ammazza nessuno, una disarma e basta. Oh, le spalle, mi ha detto. Ok. Che cosa ti avevo detto, Altair? Abbas, fermo! Cosa credevi sarebbe successo quando hai ucciso il nostro amato mentore? Tu amavi Al-Mualim meno di chiunque. Lo incolpavi di tutte le tue sventure, persino del suicidio di tuo padre. Mio padre era un eroe! Non è il momento di discutere del passato. Dobbiamo decidere che cosa fare di quell'arma. Di qualunque cosa sia capace! Non sei degno di avere questo manufatto! Nessuno lo è! È davvero splendida, non è vero? Grande Abbas. Vabbè che non lasciamo morire. Grande Abbas. Ovviamente cerca di arrampicarci, però sennò non perdere vita, giustamente. Ok, ma Abbas fallo morire, te ne frega. Se muterebbe in teoria per quello che sta facendo. Che poi ci ha buttato giù dalla collina rischiando di farci morire. E come detto Altair, lui è, cioè, quello che amava meno alla fine, il maestro. Cosa da insegnarci? E ci condurrai tutti alla rovina. Ok, ricordo finito. Avevi visto come appunto è successo dopo la morte di Al-Mualim con la basca, quella proprio lui, la voce grossa. Lui è Altair, è cattivo. Tu non amavi il nostro mentore. Mentre in realtà Abbas è quello più infimo, sinceramente. E l'ho lasciato morire. Altair. Appena 26enne è già diventato mentore a capo di un ordine scisso. Come si fa a convivere con una tale responsabilità e con un tale potere? Vabbè, se non è che tu scherzi come potere tale se capo. Comunque, vediamo qui la sequenza, mi sa. Molto bene, dicevo, sì, la sequenza dedicata più che altro alla teoria delle sue ricordi. E cosa è importante da dire? Vediamo come appunto a me la... Solo chi ha sanguiso può si fa governare. Quindi è possibile che pure Rodrigo Borgia e Al-Mualim. Ho fatto conoscenza con un principe ottomano. Un giovane acuto e straordinariamente assennato per la sua età. Si chiama Solimano. Dietro suo suggerimento, indagherò su alcuni giannizzeri corrotti che potrebbero essere in combutta coi Templari. Con un po' di fortuna, essi mi condurranno dritto alla dirigenza del loro ordine. Frattanto, la veneziana Sofia Sartor
Continua ad aiutarmi nella ricerca delle chiavi di Masyaf. È una donna coscienziosa, piena d'energia e di passione, e godo immensamente della sua compagnia. Ma non oso rivelarle il motivo della mia presenza qui, né la mia vera vocazione. Chi non si accosta volontariamente alla nostra causa non dovrebbe essere costretto a lottare per essa. Sì, belle parole. Comunque, dicevo, è possibile che magari il ricaricamento, poi ne parleremo dopo, penso che è meglio. Comunque, per come discussi prima, visto che con la mela, con Altair funzionava perfettamente. Ma anche con Al-Mualim e poi dopo Rico Borgia riusciamo a utilizzarla. Quindi è possibile che anche noi abbiamo qualche parte di DNA Isu nel loro retaggio. Perché con la base poi non ha fatto niente. Cioè, addirittura con la base stava per uccidere, perché lo controllava la mela. Quindi la mela è andata per conto degli umani. Mentre è uno strumento degli Isu. E chi ha. Che Isu o che ha in parte sangue Isu, Tahir, Ezio e Desmond lo può utilizzare. E quindi è possibile che anche se sono Mualim e Rodrigo abbiano qualche parte di sangue Isu, o semplicemente solo perché sono uomini potenti e decisi, forse riescono a soggiogare la mela. Io non penso, penso appunto che loro abbiano anche un piccolo centro di Isu. Alla fine, dopo tanti secoli, non male che parte di DNA Isu sia anche presente in altre persone, oltre che non solo i nostri eroi. Comunque direi che possiamo finire qui, questo episodio che sarà forse un po' breve, ok, ma io voglio seguire la linea del un video, una sequenza. E quindi cercherò di fare la sequenza 5, un unico video, se succede. Comunque, abbiamo qui l'episodio di oggi, io spero che il video vi sia piaciuto. Intanto se il video lasciate un like, a commentare e di la vostra, in caso avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, non c'è questa, non farlo più così. E ci notificherò i nuovi video che usciranno. Seguite su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per stare di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti molti delle offerti e partecipare attivamente al canale community, sondaggi, richieste e discussioni. In ultimo ricordo anche la possibilità di abbonarvi da YouTube, apparare maggior panel su vettire vantaggi a cui vedge emoji, video per vedere anteprima anche se regali abbonati e quant'altro. C'è anche la possibilità di abbonarsi al canale Viola Twitch, infatti faccio sia live che su YouTube che su Twitch in contemporanea. Quindi avete due modi per supportare il mio lavoro o potete come seguirmi una con video registrato e una in diretta. Anzi, con entrambi con diretta, in diretta sempre stato su YouTube. Comunque, vediamo qui l'episodio, la prossima intervista. Adesso chiudo.